Orti sociali, si cambia. Adesso la gestione di questa struttura, situata nella zona della Madonna del Latte e punto di riferimento per quasi un centinaio di anziani, sarà affidata alla Rondine a Maccarello, una cooperativa agricola sociale che, oltre a produrre beni agroalimentari biologici, svolge attività di agricoltura sociale attraverso la formazione e l'inserimento di soggetti socialmente deboli e svantaggiati e agricoltura terapeutica come l'ortoterapia con disabili fisici e psichici. È un incontro che abbiamo voluto per presentare la nuova gestione degli orti comunali che è stata affidata ad un soggetto che ha una grande esperienza, diciamo ormai da tanti anni, nell'ambito dell'agricoltura sociale. Sono certa che riusciremo assieme a fare un grande lavoro proprio al servizio dei nostri pensionati, che oramai da tanti anni hanno un appezzamento di terreno nel quale passano diverse ore della loro giornata. Abbiamo lavorato in questi mesi alla revisione del regolamento e ci sono tante novità previste, ma quella sulla quale ci tengo tanto a porre l'attenzione è quella della riserva di due appezzamenti di terreno che vorremmo destinare al lavoro di ragazzi con disabilità e anche a quei pensionati che purtroppo non hanno la possibilità poter avere un'autonomia fisica e quindi lavorare con i nostri ortisti ad avere un appezzamento di terreno, e quindi l'idea è appunto quella di accompagnarli durante alcune ore della giornata e dare loro la possibilità di lavorare tutti assieme. L'area degli orti sociali a Città di Castello è situata nel quartiere Madonna del Latte e sono stati intitolati alla memoria di Gualtiero Angelini per onorare il lavoro e l'affetto con cui il dirigente comunale ha valorizzato un'esperienza che nei primi anni 80 fu tra le prime ad essere avviata in Italia e oggi permette a 100 pensionati di coltivare la terra. Ogni appezzamento che viene concesso in uso gratuito al comune misura circa 100 metri quadrati e viene assegnato secondo una graduatoria a chi ne ha diritto. L'assegnazione ha la durata di 3 anni con la possibilità di anticipa disdetta da parte dell'assegnatario. L'amministrazione comunale si riserva ad oggi l'utilizzo di 2 appezzamenti per finalità sociali. Le suddette aree dunque non potranno essere oggetto di assegnazione a pensionati.